Ciao a tutti. Oggi vediamo una carrellata di idee che si possono realizzare con un pirografo. Disegni, scatoline decorate, sono delle scatolette ovali di legno dove si possono mettere dei bijou da regalare e personalizzarle con eventualmente il nome della persona o anche semplicemente così con un bel disegno. Questa ad esempio è una silhouette di un cavallo dove sul retro ho fatto il contrario, uno in negativo e uno in positivo. Una bella rosa sfumata. Questi sono dei bauletti con la tipica chiusura e anche questi si possono usare per bijou o piccoli oggetti. Delle rose e qui vediamo lo stesso disegno a cui oltre alla lavorazione con il pirografo ho aggiunto il colore. Questo è un bel cane su un bel pezzo di abete massiccio, un veliero, questo è un altro cane, il Colosseo. Per fare tutti questi lavori ho usato in parte questo pirografo, un pirografo a penna con punte intercambiabili, con temperatura fissa a 500 gradi, di buona qualità, made in Germany. Invece per le parti sfumate, questo pirografo con la regolazione della temperatura e le punte a filo. Questo è un pirografo più professionale, anche questo made in Germany, di alta qualità, che mi permette di fare le sfumature. Li potete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com. Ho fatto anche un foro per appenderli come se fossero dei quadretti. Qui vediamo una tigre, una giraffa, gli angioletti. Questo invece è un sottopentola in sughero, un semplice sottopentola comprato al supermercato, era così ed è diventato così, lavorato con uno stencil. L'albero della vita, queste sono tutte tavolette di compensato. Questo invece è un bel pezzo di legno di tronco tagliato, disegnato e poi lucidato. La lucidatura permette di evitare che si depositi la polvere. Questi sono alcuni degli stencil utilizzati. In particolare questi uccellini, ecco, li vedete qua. Questo è un orologio, fatto anche questo su un tronco di abete. Si vede che c'è la corteccia che fa da cornice all'orologio. Queste sono solo alcune delle tante cose che si possono fare su legno con un pirografo, con degli stencil, con dei meccanismi per gli orologi. Spero che vi sia piaciuto, vi aspetto per i prossimi video. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica e visitate il sito elettronicadidattica.com. Troverete
pirografi, stencil, meccanismi per orologio e tante tante altre cose interessanti per le vostre passioni. Ciao a tutti, alla prossima!